Innanzitutto un saluto alle ragazze e ai ragazzi della nostra casa di riposo Angiu Culotte. Si dice ragazzi nel senso diversamente giovani, siamo tutti giovani, abbiamo guai, sono ragazzi di 20 anni o 25 anni che sembrano davvero molto ma molto più vecchi. Io invece conto sul vostro piacere comunque di relazionarvi con tutti, con tutti coloro che in questo momento sono insieme a voi all'Angelo Culotte. Capisco, un momento estremamente difficile, ancora di più per tutte quelle persone come voi, ma anche coloro che in questo momento vivono in ospedale, che non hanno la possibilità, ad esempio, di ricevere le visite che ricevevano fino a poco tempo prima. Però una raccomandazione, tutte queste cose che ci vengono imposte naturalmente dallo Stato e dalla Regione, dal sistema sanitario, credetemi, sono tutte raccomandazioni che servono. Servono per impedire che qualcuno di voi possa contrarre un contagio, a dimostrazione di quanto siete preziosi per noi. Io penso ai miei nonni, ai bisnonni che ho avuto anche la possibilità alcuni di conoscere. È una relazione importantissima che la città vuole mantenere con voi. Perciò siete talmente preziosi che noi vogliamo che rimaniate bene. Qualunque problema dovesse esserci, sapete che avete la possibilità di relazionarvi con tutto il personale dell'Angelo Culotte, con il personale dell'amministrazione comunale. Perciò una splendida giornata come questa, io vi dico soltanto resistete, c'è senza dubbio fra alcune settimane, sarà fra un mese, non vi so dire, non sono in grado di dirvi quando tutto questo cesserà, ma sappiate soltanto che tutto viene fatto per il nostro bene. Noi dobbiamo vincere e vinceremo questa scommessa e vedrete che alla fine tutti noi, voi inclusi, saremo più forti di prima.